mister, mi dispiace, come è finita la partita? Qual è il suo commento sulla partita? Il commento è completamente diverso rispetto alla sconfitta in casa con Osijek. Questa partita abbiamo tenuto bene il campo, il primo tempo c'è da recriminare solo che non siamo stati bravi a ripartire negli spazi, perché avevamo tante opportunità per poter arrivare alla conclusione. Invece quella è una carenza, è un qualcosa dove bisogna assolutamente migliorare, però l'atteggiamento era quello giusto, era aggressivo e quindi sapevamo ovviamente di venire a giocare contro una squadra forte, soprattutto con dei giocatori di grandissima esperienza, e quindi il pericolo sapevamo. Non pensavo che il pericolo oltre l'Hajduk ce l'avevo a qualche metro da me, perché in 30 anni di calcio io non mi era mai capitato che non ci facessero fare le sostituzioni quando c'era il tempo per poterlo fare. La prima non ce l'hanno fatta fare, abbiamo subito l'1-0. Poi addirittura dovevamo fare entrare due giocatori perché avevamo Galevic infortunato. Nonostante che la nostra squadra avesse buttato fuori la palla, quindi eravamo già penalizzati, l'arbitro non ha fatto riprendere il gioco e lì è nato il 2-0. Quindi sembrano due situazioni banali, in realtà poi alla fine sono quelle che hanno deciso la partita. C'è stato anche un altro episodio: il primo tempo il giallo sul giocatore loro, difensore di colore, non era giallo ma era rosso diretto. Quindi senza piangerci troppo, bisogna migliorare, ma oggi sono più fiducioso e credo che anche i tifosi da questa partita devono trarre qualcosa di positivo. Manca pochissimo tempo, bisogna reclutare tutte le forze possibili e immaginabili. Il pubblico sicuramente ci aiuterà, come è successo con l'Osijek in casa, perché capisce che è una partita fondamentale per noi, e poi il mio campionato inizierà dopo la sosta. Grazie mille. Prego.